Buongiorno, questa mattina 12 settembre, sabato 12 settembre, partiamo dalle montagne di quasi casa, siamo a Prato del Colle in Val Chisone e questo è il panorama alla partenza. Stiamo camminando sotto il bosco in un silenzio magico e siamo diretti al Monte Robinet. Passaggio un po' delicato. Finalmente il panorama si è aperto. Quella è la nostra meta. Ormai siamo sotto la montagna che è lì. Oggi fa caldo. Il sentiero dei pazzi. Questo è un sentiero dove bisogna solo spingere, spingere, spingere e soffrire e non guardare mai in alto, guardare i propri piedi. È consigliabile puntare sempre alla tacca successiva ogni volta se ne raggiunge una. Aiuta parecchio, te lo consiglio. Vi può aiutare questo sia per l'orientamento che per mantenere la motivazione e riuscire a farcela in situazioni come quella di questa mattina in cui il sentiero è veramente limpido e faticoso. Minuti al robinetto. Stiamo per arrivare al colletto robinetto. Ci siamo quasi. Poi prenderemo a destra per la cima omonima e poi a sinistra per il rocciore. Su il monte robinetto. E lì in rocciola. Le robinette è una salita, una passeggiata veramente, è più, molto più ripida, difficile in basso. Poi quando sai che mancano 15 minuti ti regoli più o meno su quanto devi ancora dare e ti sembra molto più fattibile. Invece quando non sai quanto ti manca, a livello mentale è più faticoso. Si passa da un lato all'altro della cresta. Ecco il Monte Robinet, spuntare con la sua cappella rifugio. La cappella in cima al Monte Robinetto. Scesi dal robinetto,
Ora buttiamo il roccia vre a 20 minuti dal colletto. Noi siamo arrivati da lì e da giù di là. Stiamo avvicinando sempre più alla seconda e ultima cima della giornata. Una bella cimetta questa qui, sì. Molto interessante. Occhio, Ed eccoci in cima al roccia vre, conquistata anche questa. Peccato per le nuvole. Madonnina. Si scende dopo qualche minuto di contemplazione su questa cima. Veramente uno spettacolo. Ora scendiamo e andiamo a mangiare un lautopasto fatto di panini, prosciutto e mortadella. Che non è vero. Finalmente pranziamo, era ora. Avevo una fame. Buon appetito. Ed eccoci giunti al colle Robinette. Ci aspetta una lunga discesa fino a Prato del Colle. Finalmente arrivati all'auto, discesa ultra infinita, mega ultra, insomma. Soprattutto verso un caldo. Già, oggi tra l'altro un caldo boia, insopportabile. Eccoci qua, finalmente alla macchina. È stata allora una giornata, anche troppo calda per quanto c'è, più, molto più di quanto ci aspettassimo. Calcoliamo che siamo al 12 settembre oggi, quindi fa veramente tanto caldo, e però stupendo. Allora, una bella salita tosta, impegnativa, nel senso che parte ripida e va su ripida costantemente. Ci sono pochissimi punti in cui spiana un pochino, ma proprio per brevi tratti, e poi è sempre molto ripida invece per il resto la salita. Sono circa tre ore e mezza. Ci siamo fermati come al solito un bel po' di volte, insomma, a scattare foto, a anche a prendere un po' di fiato perché era bella tosta. E però la cosa fantastica è che siamo riusciti a fare due cime, perché l'idea era di fare solo il monte Robinette, non so come si dica, e però poi in realtà, arrivati al colle del Robinette, si poteva andare sia a destra che a sinistra. In 15-20 minuti si poteva raggiungere a destra il Robinette e a sinistra il roccia vre. Quindi siamo saliti al Robinette, abbiamo visto il bivacco, la cappella carinissima, siamo scesi e ci siamo fatti anche il roccia vre. 20 minuti di salita, forse dal punto di vista panoramico meritava ancora di più perché era un po' più in alto, più aperta la visuale, quindi molto molto contenti di essere riusciti a fare entrambe le cime. Non troppo impegnative come cime, quindi raggiungibili facilmente dal colle. E niente, siamo scesi, una discesa spacca gambe, veramente tostissima, e adesso ci facciamo un bel pezzettino di sterrato, come vedete molto ballerino. E niente, vi aspettiamo per le prossime avventure, per raccontarvi nuove escursioni insieme a noi.
mi raccomando, mettete like, commentate se volete e seguiteci sugli altri social, Instagram e Facebook. Trovate tutti i riferimenti qua sotto. Alla prossima! Ciao! Ciao.